Lo spettacolo di questa vecchia strada militare ferrata in leggerissima discesa, quindi praticamente non si toccano bene i pedali, che scende qui più lentamente, laggiù poi avremo una bella tornantata che dovrebbe essere decisamente più ripida verso Val de Bre, verso la Valle Clare, dai 2400 e poco più cui siamo ora, dovremmo scendere a circa 1500 metri di Val de Bre e poi di lì saliremo fino all'ultimo colle della giornata, il colle della Scala, a circa 1800 e più metri, quindi ci rimangono gli ultimi 400 metri scarsi di dislivello per poi scendere a Valle Vecchia. È veramente una strada molto molto panoramica, come vedete siamo all'altezza delle creste, quindi ci godiamo questo spettacolo di panorama con la discesa che dopo la salita al colle direi che ci sta tutta. Qui il panorama va dal verde dei prati di sotto alle creste pietrose più in alto, quindi molto vario. In fondo direi che è discreto, con una gravel fino adesso si può pensare di fare tranquillamente il percorso, con la bici da strada è un attimino più difficoltoso. Questo sterrato che ci porta a Val de Bre dovrebbe essere lungo una dozzina di chilometri, che è presso poco l'altezza che abbiamo fatto salendo da Saint-Gervais, dalla valle di Saint-Chevalier, quindi la distanza è la stessa. Da questa parte il fondo è rimasto sterrato come quello delle vecchie militari.